Adesso approfondiamo il secondo principio della termodinamica. Abbiamo visto prima tutta una serie di esempi di fenomeni fisici che in teoria potrebbero essere possibili, se non altro per quello che riguarda la conservazione dell'energia, perché non violano il primo principio della termodinamica, ma sono processi assolutamente impossibili da vedersi in pratica nella realtà, come tutti i processi fisici irreversibili che possono avvenire in un verso solo, tipo appunto energia meccanica che diventa energia termica, cioè calore, ma non può riconvertirsi spontaneamente da calore a energia cinetica, facendo ripartire il carrello, oppure un pendolo che riparte da solo, un sasso che salta di nuovo fuori da un lago da solo, e così via. Sono però tutti processi che soddisfano in linea di principio la conservazione dell'energia. Questo vuol dire che il primo principio della termodinamica da solo non era sufficiente, cioè era incompleto, perché non era capace di negare e di impedire questi fenomeni fisici che sono chiaramente impossibili. Quindi l'impossibilità di tutti questi fenomeni fisici non è una questione di conservazione dell'energia, è qualche altra cosa. È qualcosa legato all'ordine e al disordine, quindi è legato all'entropia. Ecco quindi la necessità di introdurre un secondo principio della termodinamica, proprio allo scopo di vietare che avvengano dei processi che, pur rispettando la conservazione dell'energia, sono chiaramente impossibili in natura. In modo particolare risultavano chiaramente impossibili questi due processi, che sono il moto perpetuo di seconda specie e il passaggio spontaneo di calore da una sorgente fredda a una sorgente calda. Ecco quindi che le prime due formulazioni del secondo principio della termodinamica nascono proprio per vietare queste due cose. Infatti nell'enunciato di Kelvin il secondo principio della termodinamica afferma che è impossibile realizzare un motore termico anche ideale, anche senza attriti, che trasformi integralmente in lavoro meccanico tutto il calore prelevato da una sorgente. Non è una questione di attriti, di dissipazione dell'energia, è una questione proprio di impossibilità di riordinare il calore, che è una forma di energia disordinata, riordinarla in lavoro meccanico, che invece è una forma di energia ordinata. L'altra formulazione del secondo principio della termodinamica è dovuta a Rudolf Clausius e dice appunto che è impossibile realizzare un passaggio spontaneo di calore da una sorgente fredda a una sorgente calda. Infatti questa cosa non si è mai vista in natura. In natura vediamo il contrario, che il calore passa spontaneamente da un corpo caldo a un corpo freddo, ma mai il contrario. Allo stesso modo in natura vediamo tutti i giorni che lavoro meccanico oppure energia meccanica ordinata si disordina in calore per i processi d'attrito, ma non vediamo mai il calore trasformarsi integralmente in energia meccanica ordinata. Vediamo allora in modo preciso questi due enunciati del secondo principio della termodinamica. Il primo è quello di Lord Kelvin, che in realtà si chiamava William Thomson, nominato dalla regina Vittoria Lord Kelvin. Questo è l'enunciato di Kelvin. È impossibile realizzare una trasformazione il cui unico risultato sia quello di assorbire una determinata quantità di calore da un'unica sorgente e trasformarla integralmente in lavoro. Attenzione alle parole chiave, che sono unico risultato, unica sorgente, integralmente. Riconosciamo anche in questo enunciato la proibizione appunto di questo fenomeno, cioè che tutto il calore prelevato da una sorgente, da un'unica sorgente, venga convertito integralmente in lavoro. Ecco già due parole chiave: calore prelevato da un'unica sorgente, in questo caso la sorgente calda a temperatura T2, convertito integralmente, seconda parola chiave, in lavoro meccanico. Questo è impossibile, infatti si era visto anche che era impossibile eliminare il refrigerante, cioè era necessario che la macchina termica scaricasse del calore e quindi aveva sempre bisogno di un sistema di refrigerazione, quindi di una sorgente fredda che raffreddasse appunto il fluido operante. Ora però consideriamo una trasformazione isoterma, un'espansione da AB. Come sappiamo il gas compie lavoro motore e per farlo non attinge alla sua energia interna, altrimenti cambierebbe la sua temperatura e non sarebbe più un isoterma. Attinge invece l'energia per compiere il lavoro motore dall'esterno attraverso l'assorbimento di calore dall'ambiente, cioè dal termostato con il quale il gas è in contatto. Questo è il gas, il termostato intorno, calore passa dal termostato al gas e il gas usa questo calore, per esempio 10 joule, per compiere lavoro motore.
Questo è confermato anche dal primo principio della termodinamica: calore uguale lavoro più delta U. Delta U è zero perché non c'è cambiamento di temperatura, essendo una trasformazione isoterma. Ma allora il calore assorbito è convertito integralmente in lavoro meccanico. Lo vediamo anche da questo disegnino: il gas assorbe calore dall'esterno, cioè dal termostato, e lo converte integralmente in lavoro. Ma allora abbiamo trovato una chiara violazione dell'enunciato di Kelvin del secondo principio della termodinamica, perché infatti Kelvin dice che è impossibile realizzare una trasformazione, eppure l'isoterma lo fa, che assorba una determinata quantità di calore, 10 joule, da un'unica sorgente. E infatti il gas nella espansione isoterma assorbe calore da un'unica sorgente, 10 joule, da una sorgente calda, che è rappresentata dal termostato, e converte questi 10 joule integralmente in lavoro. Ma allora sembra contraddetto l'enunciato di Kelvin proprio da una delle trasformazioni più semplici della termodinamica, l'espansione isoterma. In realtà non è così, perché abbiamo dimenticato di porre attenzione alla terza parola chiave, unico risultato. Finora ci siamo concentrati soltanto su assorbire quantità di calore da un'unica sorgente e trasformarla integralmente in lavoro, ma abbiamo trascurato quest'altra parola chiave, unico risultato. È vero che la trasformazione isoterma, l'espansione isoterma, converte integralmente in lavoro il calore assorbito da un'unica sorgente, ma non è l'unico risultato, perché alla fine dell'espansione, alla fine di questa conversione integrale di calore in lavoro, il gas ha anche prodotto altri risultati. In particolare è cambiato il volume del gas, è aumentato e è diminuita la sua pressione. Quindi la conversione integrale di calore in lavoro non è stato l'unico risultato, in quanto il gas, alla fine dell'espansione isoterma, si trova in uno stato diverso dallo stato di partenza. Quindi c'è stato anche un cambiamento nello stato del gas. Allora potremmo dire sì, ok, ma allora dobbiamo fare un ciclo termico, dobbiamo riportare il gas nello stato iniziale, così che non ci sono altri risultati. Il gas torna infatti nella situazione di partenza. Quindi realizziamo un ciclo termodinamico, come potrebbe essere il ciclo di Carnot o il ciclo di Stirling, dove il gas ritorna nello stato A. Quindi adesso la conversione integrale di calore in lavoro sarà l'unico risultato, ma adesso non è più una conversione integrale. Infatti il gas assorbe calore da una sorgente calda in entrambi i cicli, ma poi non può evitare di scaricare una parte del calore assorbito a un'altra sorgente più fredda. E quindi la trasformazione di calore in lavoro non è integrale. Come sappiamo, infatti, se per esempio il gas assorbe 100 joule di calore dalla sorgente calda, però ne scarica una parte, per esempio 60 joule alla sorgente fredda, la conversione di calore in lavoro è solo parziale. In questo caso soltanto 40 joule dei 100 vengono trasformati in lavoro utile. Quindi vediamo che l'enunciato di Kelvin è salvo, perché se noi vogliamo che il gas ritorni nello stato iniziale, in modo che la trasformazione di calore in lavoro sia l'unico risultato, allora la trasformazione non è più integrale, ma è solo parziale. Qui vediamo spiegate le stesse cose da Libramaldi: non è possibile costruire una macchina termica che assorba una quantità di calore da una sorgente sola, T2, e che compia come unico effetto un lavoro uguale al calore assorbito. Quindi prende 100 joule di calore e fa 100 joule di lavoro. Cosa invece è possibile? Che la conversione di calore in lavoro avvenga solo in parte. Il resto del calore assorbito dalla sorgente calda, che non è stato trasformato in lavoro utile, deve essere scaricato alla sorgente fredda. Dunque, in conclusione, nell'enunciato di Kelvin ci sono entrambe le possibilità: che la trasformazione sia una trasformazione aperta come un'espansione isoterma, oppure che la trasformazione sia un ciclo termodinamico, quindi una trasformazione ciclica. Nel caso della trasformazione aperta, il guaio è che la conversione, è vero, di calore in lavoro è integrale, è vero che è integrale, ma non è l'unico risultato. Se invece consideriamo un ciclo termodinamico, il guaio è che questa conversione di calore in lavoro non è integrale.